Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione JP perché oggi è uscito lo zio Lagunone. Lo zio Lagunone che ha preso la FR, ha preso ovviamente rework, però già nella stessa giornata in cui appunto è stato presentato Cadagio con la nuova FR, la nuova BT. Anche Rinoa finalmente è stata reworkata, ha preso la Eco, finalmente è finita l'agonia di. Per tutti quelli che aspettavano Rinoa con la Eco, adesso finalmente la possiede. Ovviamente anche Laguna prende la Eco, prende tutto quello che c'è a disposizione dei nuovi PG. Force Enhancement Board livello 50, quindi sono anche un po' più forti rispetto allo standard. E oggi facciamo un piccolo video pull. Non so se poi riesco a far uscire anche un piccolo showcase addirittura di Laguna, dato che ce l'ho completo, quindi probabilmente lo proverò nella Shiryu di Kadage, dato che lì è sinergico. E quindi c'è la possibilità comunque di vederlo all'opera, quindi di vedere un pochettino come funziona il nuovo personaggio di Laguna. Detto ciò, andiamo subito nel banner perché, come potete vedere, abbiamo la prima multisummon gratuita, in quanto questo è praticamente un banner campagna. Un banner campagna perché, a parte che stiamo celebrando praticamente il mese di maggio. Con la Mayfair tecnicamente, ma al tempo stesso Laguna, insieme a quelli che saranno poi successivamente Irvine come personaggi di Final Fantasy VIII, apriranno e inaugureranno il nuovo evento, diciamo, della versione giapponese, una sorta di Fragmental Hall, se possiamo chiamarlo in questo modo, che per l'appunto avrà la possibilità di sfruttare dei boss che abbiamo già visto all'interno del gioco e che comunque saranno identificativi per ogni serie numerata. Quindi avremo praticamente come primo boss, dato che già ci è stato annunciato, avremo Ultimecia Junction con Griever come boss, che lo abbiamo già visto in precedenza e sarà riproposto. Praticamente come sarà riproposto appunto come boss. Quindi vedremo anche il funzionamento, vedremo anche poi in diretta, in live su Twitch, come funzionerà questo nuovo evento, che sulla carta sembra essere molto 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 figo in realtà. Spero che però venga gestito in maniera carina, anche perché dovrebbero cambiare le meccaniche, si possono cambiare i parti, cioè si potranno utilizzare più parti in base alle meccaniche dei nemici, quindi sarà interessante, sarà abbastanza interessante. Allora, innanzitutto Free Ticket. Giusto per vedere un po' la situazione. Io Laguna già lo possiedo completo, quindi in realtà se trovassi la FR già dalla free sarebbe un colpaccio. Altrimenti utilizzeremo qualche ticket, sperando che esca, sperando che per l'appunto esca. Ok, Orb Dorata che è tutto e niente. Vediamo se abbiamo la fortuna in questo caso di trovare Lagunone, data la mia recente sfiga con Kadage, purtroppo. No, abbiamo trovato l'LD di Laguna, che non è ciò che mi interessava. Allora, abbiamo un paio di ticket. Allora, io direi di buttarli, questi dispari. Li buttiamo singolarmente come vecchi tempi. Madonna, mi ricordo quando si buttavano i ticket a uno a uno ancora e si sperava nell'oscuro terribile. Anche perché in realtà Rinoa ce l'ho completa, solo che non la maxerò mai, ma Rinoa ce l'ho già completa, quindi qua effettivamente l'unica arma che si va a cercare è la FR proprio di Laguna, che è l'unica arma nuova del banner, anche perché la BT io già la possiedo di Laguna, tra l'altro lo possiedo verde, cioè l'ho maxato praticamente ed è proprio per questo che lo sto cercando, che altrimenti non lo cercherei. Allora, io direi che comunque diciamo che le orbe azzurre possono essere tutto e niente.
Ho avuto molte più gioie dalle orbe azzurre ultimamente, quindi eccala. Addirittura LD ed X. Queste erano multi che un tempo ti definivano lo sculo incredibile. Trovare la LD dal ticket, o trovare la X del personaggio dal ticket che ti mancava. Ormai X ed LD sono estremamente semplici da ottenere. Dai, vediamo. No. Allora, diciamo che fino a un 500 ticket si potrebbe fare, in realtà. Fino a 500 ticket, spendere 150 per trovare un FR ci vale come prezzo. Anche perché, ripeto, Laguna ce l'ho maxato, per cui ne vale la pena, in realtà. Vediamo però che cosa succede, perché per il momento non sta andando bene. Oh, attenzione. Ok. Orb viola, che già è tanta roba. Speriamo non sia Rinoa a questo punto, perché almeno chiudiamo il tutto in fretta, ci maxiamo Lagunone e poi lo vado a testare, o lo testo per conto mio e ci faccio un video, oppure lo testeremo in live appena possibile. Eccola qua, pronta a rovinarmi i piani e farsi odiare come se non ci fosse un domani. Proprio lei è lì, pronta per farsi odiare da me. Altre LD. Cioè, se avessi dovuto cercare l'LD a quest'ora, sarebbe stato incredibile come risultato. Madonna mia. Eccola. Olè, pure l'inventario pieno. Andiamo a svuotare. Ok, ci siamo. Vediamo se riusciamo a compiere questo miracolo. Dai, siamo arrivati a 500 ticket, direi che è un prezzo onesto per ottenere la FR, su. Direi che è un prezzo onesto. Dai, su. Va bene che l'orbo dorato non vuol dire nulla, però. Eccola. Vediamo, dai, scendiamo un altro pochettino. Devo decidere se fermarmi a 4,50 o se fermarmi a 400, però oltre quella cifra non andrò probabilmente avanti, perché è troppo dispendio di risorse, se no. Dai, cambia colore. No. Poi giustamente uno dice: perché insulto i personaggi di Final Fantasy VIII? È normale che poi li insulto, perché fanno queste cose. È normale che poi li devo insultare. È obbligatorio. Ah, qui c'è stato un loading però, eh. C'è stato un piccolo, un leggero laghettino, quindi mi sa che finalmente ci siamo, e va bene, lo posso accettare. Come prezzo lo posso accettare, quasi 250 ticket ci possono stare. Yes, eccola qua. L'avevo visto che un pochettino aveva
aveva laggicchiato, quindi l'avevo visto. Va bene, dai. Ha quasi 250 ticket, direi che è un prezzo più che onesto per un FR. Sono contento perché alla fine è un personaggio che ho già, quindi lo vado semplicemente a maxare, lo vado ad arricchire e me lo posso sfruttare possibilmente anche nell'evento di Final Fantasy VIII, anche perché il Vine bisognerà vedere un pochettino se mi usciranno le armi di Irvine, e bisognerà vedere anche, no? Quindi intanto Lagunone c'è. Intanto Lagunone c'è. Irvine lo andremo a vedere nel giorno stesso che uscirà e avremo modo di poterlo pullare. Quindi per il momento è tutto. Vediamo se riesco a registrarvi uno showcase di Laguna, magari per i più curiosi che vogliono vedere Laguna. Se no, poi lo proveremo, lo testeremo in live direttamente. Quindi adesso è tutto e alla prossima. Bye bye.